L'idea per il film nasce dalla volontà da parte mia di esplorare il concetto di abuso, concetto che pervade la società del Cile, e nel caso del film è impersonato, è incarnato in tutti i personaggi e si manifesta lungo tutto il film, proprio perché io volevo indurre il pubblico a riflettere sullo stato attuale della società cilena. E ci sono all'origine di questo progetto due elementi: da una parte un precedente biografico, un episodio della mia vita che mi ha spinto a sviluppare l'idea del film, e dall'altra appunto la volontà di fare un viaggio che riflettesse, usando la famiglia come nucleo primario, della società cilena. In realtà quello che io faccio quando mi preparo per un nuovo film è allontanarmi più che ispirarmi dagli autori che mi piacciono, perché cerco di sviluppare una mia voce propria anche per via del sistema produttivo che metto in atto, che in qualche modo è in antitesi con la tradizione. Naturalmente ci sono una serie di autori che io ammiro e con i quali io sento un'affinità artistica, e non posso però dire di avere un riferimento in particolare. Credo che in qualche modo, se ci sono delle influenze anche a livello inconscio, vengano fuori nei miei film si riflettono tutti gli autori che desiderano esplorare gli esseri umani, l'umanità, il complesso del vivere insieme, del vivere in una società, nei suoi aspetti anche politici, in una forma indipendente. Naturalmente gli autori appunto che mi hanno ispirato nel mio percorso sono tanti, Kubrick per citarne uno, ma non sarei in grado di dire un titolo di un film. Okay. Hola, soy Jorge Riquelme, director y productor chileno. Estoy con en el Festival de Torino con Algunas Bestias, mi película, y estoy muy feliz y agradecido de la invitación. Muchas gracias.